Si è conclusa poco prima di mezzogiorno la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sulmona. Mattarella, nel suo discorso all'interno del Teatro Caniglia, che si trova alle nostre spalle, ha ricordato l'importanza di Ovidio, ma ha ricordato anche e soprattutto Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza sulmonese morta nell'attentato di Berlino, e ha ricordato le vittime del terremoto dell'Aquila. Ha parlato anche il Presidente delle sofferenze dell'Abruzzo nelle ultime scosse di terremoto dello scorso inverno e della valanga di Rigopiano. Andiamo ad ascoltare le parole del Presidente della Repubblica e all'uscita del Teatro Caniglia del Governatore della Regione Luciano D'Alfonso. È una giornata importante questa, perché ricordiamo la figura in cui Sulmona si ritrova, ma in cui si ritrova l'intera cultura, non soltanto il nostro paese. Non è certamente un caso se Dante colloca Ovidio al vertice dell'arte poetica classica, insieme a Virgilio, Omero, a Orazio, a Lucano. È una figura che richiama la ricchezza di questa regione, la ricchezza di questa città. Non è una giornata questa di evasione alla realtà di oggi, al contrario. Il pensiero va, come poc'anzi è stato ben ricordato, al terremoto dell'Aquila, alle sue vittime, alle sue distruzioni, all'opera intensa di ricostruzione in corso. Va al terremoto, anzi ai terremoti che negli ultimi mesi hanno colpito il centro Italia e questa regione. L'Abruzzo è stato colpito da queste tre serie di gravi scosse sismiche, da un maltempo non visto, inusuale, mai visto da molti, molti decenni, che si è espresso in maniera emotiva con la tragedia di Copiano, con la tragedia dell'elicottero dei soccorritori generosamente impegnati in opere di soccorso, appunto, caduto su queste montagne. Sono tutti elementi che riconducono alla realtà di oggi, agli impegni che abbiamo, così come il pensiero va a Fabrizia Di Lorenzo, ai suoi familiari. Ma questo ci richiama, questo il pensiero delle difficoltà, dei fronti che dobbiamo affrontare, richiama in maniera ancora più vigorosa all'importanza della cultura, senza la quale non vi è la capacità di affrontare problemi, fronti, difficoltà, il nostro futuro. Sulmona, Mi Patria Est, non è soltanto la composizione di parole in melodia, ma descrive come qui c'è la patria che evoca il suolo sotto il quale sono sepolti i nostri avi. Sulmona evoca la bellezza delle nostre montagne, la profondità della nostra storia e anche il diritto alle nostre ambizioni. Ovidio ci ha consegnato la capacità e la cultura di concepire il cambiamento, la metamorfosi, l'evoluzione, ciò che si mette in cammino e che va ricompreso. Accogliere il Presidente, che ha voluto essere presente alla chiusura dei lavori del Convegno Internazionale di Studi Ovidiani, è stato un riconoscimento di assoluto valore per Sulmona, per il nostro lavoro e per Ovidio, che è un gigante, un monumento della poesia non solo di Sulmona naturalmente, ma a livello regionale, nazionale e mondiale.